parlarne subito per poi subito disfarmene, cancellarlo dal Kindle, non vederlo mai più. Il consenso di Vanessa Springorà è un pugno in faccia. È un pugno in faccia perché ti porta una storia di pedofilia nella Francia degli anni Ottanta, accettata. Quindi il mostro non è soltanto il grande scrittore Besnef che è quarantenne, ha una relazione con una quattordicenne, ma mostri sono tutti complici, dalla mamma della ragazza che sa e tace, dagli amici che firmano con lui una lettera a Le Monde già 10 anni prima, nel 1977, chiedendo la depenalizzazione per il reato di rapporto con i minori, è firmato da Roland Barthes, firmato da Paul Sartre, da Simone de Beauvoir, insomma da persone infine intellettuali e mostri del genere. Mostro il dottore che, siccome la penetrazione della ragazzina è difficile, interviene chirurgicamente per renderla possibile. Mostri tutti, mostri forse anche noi che stiamo là, leggiamo e non si fa niente, e non facciamo niente, anzi, ecco, come vi dicevo, lo voglio cancellare pure io. C'è un momento in cui la ragazza, ormai disperata, perché lei ha 14 anni, si è vista vecchia, abbandonata per una ragazzina ancora più giovane, e va a sfogarsi da un amico di Besnef, da Emil Cioran, che lo accoglie e che l'accoglie e le dice: ma sai, ma la donna di un uomo importante deve accondiscendere, la sua missione nella vita è compiacerlo. Pensa alla moglie di Lev Tolstoj e tutto questo, mentre anche la moglie, una donna, di Cioran sta lì servendo il tè come se stessimo parlando di cose normali. E il fatto che il libro sia ostile, che la Springorà stia usando un tono ostile, di vendetta, basso, non riesca a uscire dalla sua storia per porre un programma generale, ma si stia soltanto vendicando del male che si è stato fatto e che l'ha resa comunque una persona astiosa, ecco, questo non aiuta. È un libro da leggere per sapere perché non succede a me più, ma che vorrei già dimenticare.